Oggi con piacere concludiamo questa fase di consegna dei tablet che abbiamo acquistato con i fondi erogati dal Comune di Vigevano, grazie a quel bando che riguardava le famiglie con difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. Abbiamo fatto un lavoro in questi 2 mesi di raccolta delle esigenze delle varie famiglie indicate dalle associazioni. Abbiamo effettuato delle consegne alle singole famiglie, ma oggi invece siamo qua con piacere all'Istituto San Giuseppe per consegnare gli ultimi 8 tablet che verranno poi direttamente dati agli studenti. Delle circa 60 famiglie che si sono rivolte alle associazioni e al coordinamento, abbiamo intercettato due studentesse del San Giuseppe. E allora abbiamo scoperto e sfatiamo qui un mito che il San Giuseppe non è una scuola per ricchi, ma il San Giuseppe accoglie, grazie a San Giuseppe e a tante altre donazioni e volontà di tante persone della città, alcuni ragazzini in situazioni di disagio familiare che vengono qui accolti e hanno un futuro educativo e uno spessore culturale notevole. A questi ragazzini abbiamo donato 8 tablet e altri 2 li avevamo donati a 2 famiglie che si sono rivolte direttamente al coordinamento e sono state un po' da gancio per fare fronte a questa necessità. Io ringrazio di cuore per questa opportunità che avete voluto dare anche al San Giuseppe e sarà nostra premura consegnare questi tablet ai ragazzi che secondo noi sono più meritevoli per riceverli in modo da andare incontro davvero alle necessità di tutti. Il San Giuseppe mette davvero al centro la persona. I nostri ragazzi sono veramente al centro della nostra azione educativa e vorremmo poter arrivare e dare le stesse opportunità a tutti. Quindi davvero sfatiamo il mito perché l'Istituto San Giuseppe non è la scuola dei ricchi, ma di chiunque voglia veramente accedere alla nostra scuola, la porta la troverà sempre aperta.